È uno studio sulla veggenza e sul pensiero umano. Deriva tutto dalla mia mente. Ma come tutto deriva dalla mente. Ho dedicato tutto dallo yoga. Meditando. Io ho cominciato a creare, con la mia veggenza, dei concetti metaforici, futuristici, cioè non futuristici, neanche futuristici ogni tanto, metaforici che rappresentassero poi in fondo l'ironia del potere. Poi l'ho riportato nella natura, con gli arganetti, che poi difendono gli arganetti, sono l'equilibrio cosmico, no? Un arganetto è l'equilibrio cosmico, l'ironia sul potere è l'equilibrio cosmico, praticamente. Partendo dal concepimento che il corpo è psicofisico, un po' ricercato prima me stesso, in realtà, prima di imparare qualche mestiere, guadagnare mille migliore, insomma. Pietro, qual è il messaggio che tu puoi dare a tutti noi? Non c'è un messaggio, in realtà. È un'osservazione. Un'osservazione è un istinto, un'osculpazione. Come un organetto. È una specie di meccanismo, come un organetto, praticamente. Un meccanismo che io comprendo e a cui mi ispiro, capisci? Un meccanismo. Il meccanicismo della realtà. Io mi ci ispiro e disegno. Cioè, cosa sogno in realtà? Boh. Lo so. C'è un quadro preciso che vorrei fare, ogni tanto mi viene in mente, però è troppo difficile. Quale sarebbe? È troppo difficile da interpretare. Ci arriverò. Una continua scoperta. Certo, la vita è una continua scoperta. Che la vita è ciclica. Il dolore si trasforma sempre tutto. Cioè il dolore si ragiona tutto, capisci? Tutte le ferite guariscono. Questo è quello che vorrei insegnare io, in realtà, ai miei disegni. Tutto si conclude. Anche se un mio disegno sembra completamente disordinato, in realtà ha un suo forma, un suo organetto apposta. Il messaggio che vorrei mandare alla gente, sì, che tutto si mette a posto alla fine, se uno accetta la vita per quello che è. La vita migliora spontaneamente.